Bentornati dalle vacanze per chi c'è stato. Comunque oggi riprendiamo il ciclo, parliamo dei temi dell'oggi. L'anno scorso avevamo iniziato un po' a bruciare il tema di stamattina. Vi ricordo che la prima lezione dell'edizione dell'anno scorso avevamo trattato proprio abbastanza importanti, quello dell'avvento del populismo e quello di come, tra virgolette, ricostruire la sinistra in Italia con Ferruccio Capelli e con Mario Ricciardi. Ok, perché così tu puoi dall'anno scorso a quest'anno diciamo che gli scenari sono un po' cambiati, ma comunque il tema principale rimane lo stesso, quello di inquadrare ciò che noi chiamiamo sinistra nel mondo e di capire un po' come questa idea di politica e di società si può tornare a essere, non dico vincente, ma comunque a essere preponderante nella nostra società. Oggi abbiamo qua Rosa Fioravante, ricercatrice dell'Università di Urbino, di Tesoro Urbino, che si occupa proprio di questi temi, e ringrazio di essere qua. E con lei appunto sviluppiamo il tema della sinistra oggi nel mondo, quindi quelle che sono appunto ciò che noi vediamo oggi, come possiamo interpretarlo. Ti lascio subito la parola e non ti rubo altro tempo. Grazie mille, innanzitutto scusate il ritardo, io adesso abito a Urbino, quindi mi ero ripromessa di non lamentarmi mai più dei mezzi pubblici di Milano e non inizierò a farlo ora, ma purtroppo c'è stato un disguido coi cambi. Ma innanzitutto in realtà io volevo chiedere a voi una cosa, perché questa è una scuola di politica, una scuola di formazione politica. Io qualche tempo fa ho fatto una ricerca sulle scuole di formazione politica nell'Italia della Prima Repubblica, chiedendomi un po' che significato avessero per i grandi partiti di massa, diciamo, del secolo scorso. E ho scoperto una cosa molto carina. Voi sapete qual è stata la prima scuola di politica in Occidente nella storia? No, la prima scuola di politica nazionale, cioè su scala nazionale, cioè una scuola nella quale persone, operai, lavoratori, contadini venivano sostanzialmente chiamati dalla periferia dell'impero, diremmo oggi, al centro, quindi nella capitale, affinché il partito li istruisse rispetto alle cose della politica, è stata quella dell'SPD nel 1907. E dal 1907 al 1907, c'è un motivo per cui sto raccontando questa cosa ovviamente, dal 1907 al 1914 in questa scuola di politica insegna una signora che si chiama Rosa Luxemburg, che come tutti sapete poi è stata uccisa dalla controrivoluzione, per così dire. E perché ve lo sto raccontando? Perché Rosa Luxemburg diceva della scuola di politica questo, dice: quando mi hanno chiamata a insegnare lì, lei insegnava economia politica, e anche questo è un tema piuttosto significativo, cioè il perché per capire la politica internazionale noi abbiamo assolutamente bisogno, e ci sarà tanta economia purtroppo anche nella mia lezione di oggi, però come dire è un dato imprescindibile. E lei diceva: quando mi hanno chiamata a insegnare alla scuola di politica, io ero molto scettica, perché voi sapete, lei aveva questa idea comunque movimentista, no? Della politica. Dice: per me la scuola in realtà era la scuola della vita, della strada, della lotta di classe. Ero molto scettica, e in realtà alla fine ho capito che la scuola di politica era fondamentale per la vittoria del partito. E questo ve lo racconto perché in realtà il titolo che mi era stato proposto per questa lezione è ovviamente molto ampio, nel senso che appunto si mettevano insieme Alexandria Ocasio-Cortez, Corbyn, Sanchez, quindi personaggi diversi provenienti da background diversi. E in realtà io vi parlerò molto poco di Spagna, voglio premetterlo, ma vi dico anche subito perché. Vedete, noi oggi viviamo quello che secondo me è un po' un paradosso, che secondo me è interessante indagare. Paradossalmente appunto in Spagna giurano negli scorsi giorni Podemos e il PSOE, quindi governo spagnolo. Governo che però arriva all'esecutivo con molti meno voti di quanti i due partiti messi insieme avessero preso nelle elezioni precedenti, in termini assoluti e persino in termini percentuali.
D'altro canto abbiamo in Inghilterra una situazione nella quale il Labour patisce la sua maggiore sconfitta storica in termini percentuali, raggiungendo però il massimo dei voti assoluti. E questa secondo me è la contraddizione da indagare se vogliamo capire come si vincono le elezioni dove la sinistra vince, perché le elezioni si vincono innanzitutto conquistando la mente delle persone, il modo con cui le persone pensano. Quella che un tempo, io l'ho messo nei concetti chiave, no, dovete tornare indietro, non so chi sta spostando le slide, lui se ne sta parlando. No, è che non vedo il nesso qui di spiego. No, bisogna tornare indietro. Comunque questo lo dicevo perché io penso che sia una lente di lettura interessante, soprattutto se noi pensiamo che oggi vediamo per esempio nelle piazze italiane un grande movimento civile di partecipazione come quello delle sardine, che è un movimento che ha sentito la necessità di scendere in piazza contro l'opposizione. Voi capite che quando migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone scendono in piazza contro l'opposizione, significa che l'opposizione ha già vinto benché non sia al governo. Allora, io vabbè, molto velocemente avevo messo, possiamo andare avanti, quello di cui mi occupo, perché quello di cui mi occupo io è esattamente questo, cioè come un'idea diventa egemonica, cioè come gruppi di intellettuali si mettono d'accordo affinché un'idea diventi egemonica e diventi popolare. Mi sposto? No? Ok, ci spostiamo. Diventa popolare nella mente, diciamo, delle persone. Scusate. Comunque dicevo, quindi insomma i concetti chiave di cui parleremo oggi sono questi. Innanzitutto che cos'è l'egemonia culturale? Dunque, che cosa significa per dei partiti, dei movimenti costruire una visione del mondo che sia una visione del mondo che sostanzialmente arriva anche a coloro che non sono politicizzati? E questo perché sostanzialmente ci sono oggi molti studi che spiegano benissimo che cosa è stata la grande ondata di depoliticizzazione in Occidente. La depoliticizzazione tecnicamente è quel processo per cui è un processo che è sia top down che bottom up. Depoliticizzazione o post-politics, come viene chiamata, è il concetto per il quale negli ultimi 30-40 anni i luoghi di decisione sulle cose più rilevanti, diciamo, della distribuzione della ricchezza, del potere e appunto i luoghi di decisione in generale sul bene pubblico e sulle cose pubbliche si sono spostati dai luoghi democraticamente eletti a luoghi non democraticamente eletti. Ora, questo processo ha un riflesso molto significativo sulla politica in due sensi. Il primo è che ci sono intere classi dirigenti che hanno assecondato questo processo, in quanto in questo processo trovavano una sorta di scusa, io ovviamente oggi poi vi devo dire molte cose quindi taglierò un po' con l'accetta, però trovavano una sorta di scusa per deresponsabilizzarsi, e questa è la cosiddetta narrazione del vincolo esterno. Se qualcun altro decide per noi, i mercati finanziari, l'Europa, insomma può essere qualunque tipo di meccanismo economico, allora io personale politico non sono più incaricato di decidere dell'economia, appunto, e delle sorti del bene comune, ma semplicemente devo far sì che queste dinamiche, questi processi facciano meno danni possibili rispetto ai miei elettori, agli interessi sociali che rappresento. D'altro canto però, cioè in un processo bottom up, le persone che hanno subito questo spostamento hanno iniziato chiaramente a percepire di non avere più le leve di decisione democratica rispetto al, appunto, rispetto al cambio dei governi, hanno iniziato a capire, lo vedremo tra poco, che qualunque tipo di qualunque colore fosse il governo eletto, la politica economica che si portava avanti rimaneva la stessa, dunque le ricadute sulla propria vita quotidiana, sul lavoro, sulla gestione delle cose poi veramente più banali e quotidiane rimaneva la medesima, e dunque si è creato quello che noi conosciamo come un clima di sfiducia, di antipolitica, di in qualche modo di protesta.
potete passare avanti. Allora, all'interno di questa dinamica io vi parlerò molto di Regno Unito e di America, perché sostanzialmente quello che io credo, ovviamente non solo io, poi ho lasciato la bibliografia, quindi potete andare a indagare la cosa più nel profondo, è che noi possiamo dire qualcosa di realmente significativo sui meccanismi politici che andiamo ad indagare se capiamo com'è strutturato il sistema economico e il sistema capitalistico dei paesi che indaghiamo. Ormai ci sono moltissimi studi che parlano, che indagano il fatto che esistano modelli di capitalismi, per così dire, quindi non un solo modello di capitalismo, e il capitalismo che contraddistingue il modello dell'Europa continentale è diverso, sostanzialmente diverso, da quello che invece è il capitalismo atlantico, cioè quello che pervade il sistema economico di Inghilterra, Stati Uniti e Canada, il quale è caratterizzato da alcune cose piuttosto rilevanti che dobbiamo tenere presente quando poi parliamo della sinistra, ma forse anche della destra di questi paesi. Innanzitutto un altissimo tasso di individualismo, paesi che tradizionalmente hanno per esempio una feroce condotta antisindacale. Per l'Inghilterra è leggermente è sostanzialmente diverso evidentemente dagli Stati Uniti tradizionalmente, ma stante l'azione dei governi Thatcher e Reagan, soprattutto della Thatcher in Inghilterra, voi sapete la lotta contro i minatori, i sindacati eccetera, il sindacato è stato fortemente indebolito anche in quel luogo. Secondo punto estremamente rilevante, noi non possiamo capire cos'è oggi la sinistra in Occidente se non partiamo da un dato storico che è quello della crisi economica, della grande recessione del 2007-2008. Anche qui esiste una specificità di Inghilterra e Stati Uniti, perché la crisi economica in Inghilterra e negli Stati Uniti non è stata raccontata, e quando dico non è stata raccontata intendo si è creato un immaginario sociale collettivo diverso da quello che si è creato da noi, non è stata raccontata come una crisi del debito, ossia nell'Europa continentale, noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle, quella che era una crisi finanziaria causata dalla crisi dei mutui subprime e dei derivati degli Stati Uniti, che era evidentemente una crisi di liquidità che aveva una ricaduta sull'economia reale, da noi è stata raccontata come una crisi del debito. Lo sappiamo tutti, ci è stato raccontato che era una crisi del debito pubblico italiano, del debito pubblico spagnolo, del debito pubblico greco, ok. In Inghilterra e negli Stati Uniti, l'Inghilterra non ha l'euro e quindi evidentemente era chiaro non fosse così, ma al netto di questo, in Inghilterra e negli Stati Uniti la crisi del debito è stata la crisi delle banche, ovvero sia il problema, il sistema finanziario, Wall Street, le code, no? Vi ricordate durante i giorni del 2008, le code per prelevare i soldi perché c'era questo problema di liquidità rispetto alla solvibilità delle banche, il fatto che i governi abbiano dovuto investire milioni e milioni di dollari di sterline per salvare le banche, tutto questo è qualcosa che nell'immaginario collettivo di quei paesi è assolutamente passato, cioè crisi uguale crisi del sistema finanziario. Da noi è stata crisi uguale crisi dei debiti sovrani, è evidente che da noi si è riuscito a scaricare un pezzo della crisi economica sul ceto politico, perché la crisi del debito è immediatamente, no, visceralmente riconducibile al comportamento politico. In quei paesi è stato evidentemente chiaro invece che la crisi era una questione di elite finanziarie ed economiche. Sono due paesi che hanno avuto nel corso degli anni un andamento politico consimile, voi sapete, anni da metà degli anni 70 agli anni 90, la grande controrivoluzione neoliberista di Thatcher e di Reagan, non esiste la società, esistono solo gli individui e le famiglie, l'edonismo reaganiano, l'idea della trickle-down economics, che è piuttosto rilevante perché è quell'idea che noi sentiamo riproposta ancora oggi in tutte le salse, purtroppo da molti partiti dello scenario politico, per cui se tu togli le tasse e le leggi che danno un po' fastidio alle imprese, l'impresa e i ricchi diventano sempre più ricchi e a un certo punto questa ricchezza viene redistribuita attraverso la piramide sociale e arriva in basso. Ok, dopo questa grande ondata negli anni 90 invece in entrambi i paesi abbiamo la cosiddetta terza via bleriana,
Cioè l'idea che Blair diceva, la globalizzazione, i meccanismi di globalizzazione sono meccanismi che dipendono da leggi naturali, così come la famosa frase domani mattina sorgerà il sole. Quindi l'idea che i processi economici siano esattamente apparentabili a leggi assolutamente naturali e fisiche, che non ci si possa fare nulla rispetto a come stanno andando, quello che si può fare è correggerli un po' ai margini sostanzialmente. Sono due paesi in cui, voi sapete, esistono due grandi partiti, poli, complesso a dirsi, comunque mettiamola così, esiste un forte bipartitismo, esiste un forte bipartitismo che in entrambi i paesi è in crisi. E anche qui bisogna aprire una riflessione, io adesso ve lo racconterò molto in breve. Persino i paesi dove il bipolarismo e il bipartitismo sono stati il portato tradizionale della storia politica di quei paesi, questo sistema è fortemente in crisi. Settimana scorsa Alexandria Ocasio-Cortez ha dichiarato che lei e Joe Biden non dovrebbero stare nello stesso partito, tanto per dirne una. È un problema di come si configurano i partiti, interrogandoci sulla sinistra? No, è un problema di ideologie. Mi potete passare. Ok. È un problema di ideologie e soprattutto è un problema di come la società si sta riconfigurando intorno a queste ideologie. Fra i vari concetti chiave, sempre appunto per le lenti con cui guardiamo alla politica internazionale, io ho inserito anche quella generazionale. Non è perché secondo me sia interessante fare del giovanilismo piuttosto che dire quanto è bello che i giovani votino per un partito o per l'altro, non è questo il tema. Il tema è che innanzitutto ogni anno pochi, perché le giovani generazioni pesano anagraficamente poco, ma ogni anno un tot di milioni di diciottenni diventano diciottenni e iniziano a votare in tutto Occidente. Le condizioni di politicizzazione con le quali questo processo avviene non sono in nulla secondarie. Nel 2016, quando Sanders perde le primarie contro la Clinton, la maggior parte, almeno dagli studi, la maggior parte dei giovani che avevano votato per Sanders alle primarie democratiche non tornano a votare alle urne a novembre e non vanno a votare per la Clinton. Questo non significa che i democratici non abbiano preso la maggior parte del voto giovanile negli Stati Uniti, perché in realtà appunto comunque una larga parte della fetta dell'elettorato giovane ha votato per i democratici. Ma in quel bacino di voti che sono mancati a novembre affinché la Clinton vincesse le elezioni, larga parte di quel bacino è costituita dai millennials che non sono tornati a votare, addirittura hanno votato in misura minore di quanti nel 2012 avevano votato e nel 2008 avevano votato per Obama. Questo per avere un quadro della situazione. In secondo luogo, per quello che vi dicevo prima, ormai esistono diversi studi che si chiamano, sono gli studi della politica generazionale, no? Cioè di come l'immaginario generazionale incide su come appunto le varie generazioni si interfacciano alla politica e votano. Bene, esiste un tema della generazione della crisi. Esiste il tema per il quale ci sono intere nuove generazioni che si sono politicizzate, non in un mondo nel quale esistono le appartenenze precostituite, familiari, nelle quali, no, sapete, un tempo si votava per un partito piuttosto che per l'altro perché era autoevidente la parte nella quale si stava, ma sono cresciute con l'idea che esista un alto e un basso, per esempio. Il che, come dire, è una divisione politica piuttosto complicata e tutto il tema del populismo sta qua dentro fondamentalmente, ma ci sono intere generazioni che si sono politicizzate sapendo che questo sistema economico ha fallito. Crescere e socializzarsi durante un'epoca di crisi non è la stessa cosa che crescere e socializzarsi durante un'epoca di crescita economica, perché ad esempio una delle cose che si studiano sempre di più e che così stanno emergendo, penso che sia piuttosto interessante, è il fatto che i millennial, che poi è anche la mia generazione,
non e soprattutto quella dopo di noi in realtà, se proprio la dobbiamo dire tutta, non credono più nell'idea della competizione sfrenata, perché se tu cresci all'interno di un mondo in crisi economica, tu sai che quelli che ti dicono che devi imparare 7 lingue, fare 8 master, andare in 9 paesi del mondo e poi tornare ad essere pagato 500 euro al mese, e sei pagato così tu, il tuo compagno di banco e l'altro tuo compagno di banco, questa stessa narrazione turbo neoliberista si è in qualche modo autodelegittimata, perché è diventato chiaramente evidente che non ce n'è per tutti. Ma non ce n'è per tutti, allora, come avremmo fatto anche la generazione prima della mia, sgomitiamo perché ce n'è per qualcuno. Non ce n'è per nessuno che non nasca in un determinato modo. Ed è, io ho messo l'immagine dell'Ocasio-Cortez perché diciamo che lei è una delle figure che questa contraddizione riescono ad esplicitarla meglio, nel senso che lei ha sempre sostenuto che sì, esiste un tema di genere in politica, esiste un tema di razza in politica, ma esiste soprattutto un tema di classe, nel senso che per le circostanze economiche che si sono venute a verificare dopo la crisi economica, esiste una larghissima parte dei giovani, innanzitutto, che sono quasi apparentabili ad una classe sociale, nel senso che vivono in condizioni che, se noi le analizzassimo con le lenti, insomma, così, le lenti appunto della politica di classe, sono condizioni di precariato estremo, povertà estrema, working poor's, come se piovesse, nel senso che quasi nessuno di quella generazione, se dovesse pagare un affitto, potrebbe effettivamente mantenersi con il salario che riceve. E appunto, e lei, vabbè, molto brevemente, la storia tanto la sapete tutto, potete anche passarmi sulla slide dopo. La storia la sapete, lei appunto viene dal Bronx, comunque da un quartiere molto svantaggiato, è diventata la prima deputata ad essere la prima deputata proveniente da una minoranza etnica a rappresentare un quartiere di New York in cui il 75% degli abitanti sono minoranza etnica, tanto per capirci. E questa è la citazione che io trovo più significativa, insomma, per farvi passare l'idea di quello che sto dicendo. Purtroppo è in inglese perché non ho avuto tempo di tradurla, però sia come sia, sostanzialmente lei dice: io non ce l'ho con le generazioni precedenti, non è il tema di farsi la guerra intergenerazionale fra i quarantenni piuttosto che appunto portare avanti un giovanilismo, il tema è che sono cambiate le condizioni politiche. Noi siamo cresciuti in un'America nella quale c'era la narrazione della guerra in Iraq, che in questi giorni tra l'altro risuona, è stato l'America della guerra al terrore, no? Vi ricordate l'11 settembre, la guerra al terrore dell'Occidente contro la guerra islamica verso l'Occidente, che anche quella è stata una narrazione chiaramente di un certo tipo. Siamo cresciuti nel mondo dell'ipercapitalismo che non ha mai funzionato per noi, e questo è quello che vi dicevo un po' prima. Siamo cresciuti Great Recession America. Dunque, quando poi appunto quella generazione ha iniziato ad affacciarsi sul mondo del lavoro e insomma è diventata adulta, si interfaccia oggi con una politica che non rappresenta minimamente queste sensibilità che si sono formate. Andare avanti. Purtroppo devo andare. Con la freccettina. Quale freccettina? Non funziona anche con questa. Questa. Ah, ecco. Okay, no, non giù, insomma. Sì. Ok. Allora, molto brevemente, quindi la depoliticizzazione. La depoliticizzazione, come vi dicevo, è stata quel processo a cui vi accennavo, potete andare avanti. E post-democrazia, anche un altro modo, questa è la teoria di Colin Crouch, che spiega come appunto cambiare i leader, i governi, non altera sostanzialmente il corso delle politiche adottate. Andiamo avanti. Ok. Perché vi raccontavo questo? Vi raccontavo questo perché
Le politiche economiche a cui facevo riferimento prima, come vi dicevo, sono state portate avanti esattamente sia da partiti di centrosinistra che da partiti di centrodestra. Ora, nell'arco di 30, ormai 40 anni, nei quali sostanzialmente si è adottata questa narrazione del pilota automatico, è chiaro che all'interno di quella che è la più generica cornice della crisi della democrazia, appunto di post-democrazia, cioè formalmente andiamo tutti a votare, sostanzialmente non abbiamo le leve del potere per cambiare alcunché, si è determinata anche la crisi dei cosiddetti partiti socialdemocratici, della quale io in realtà parlerò molto poco, ma vi dico anche subito perché, perché è una storia che ormai conosciamo tutti, nel senso che secondo me non è interessante capire perché i vari partiti affiliati al Partito Socialista Europeo, non parliamo di quelli affiliati al Partito della Sinistra Europea che sono gli ultimi ormai nel Parlamento Europeo, ma va bene, però secondo me ormai è sostanzialmente poco interessante, solo una parola su questo, come dire, tra l'altro c'è una distinzione da fare tra il caso italiano e quello diciamo più generale. I partiti socialdemocratici tradizionalmente, voi lo sapete, nascevano dalle lotte operaie e dai movimenti dei lavoratori, con alcuni distinguo evidentemente perché la storia dell'SPD non è la storia del Labour, ma la cosa più significativa di tutte secondo me è che a un certo punto durante la storia del Novecento inizia a farsi strada sempre di più l'idea che siano finite le ideologie. Ora vi racconto in brevissimo una storia per farvi capire quanto questa sia solo e meramente una narrazione. La prima volta che la tesi sulla fine delle ideologie viene raccontata da qualcuno, questa cosa succede a Milano nel 1955. Non nel 1989, nel 1955. Le persone che si occupano di ipotizzare per la prima volta la tesi della fine delle ideologie, che si occupano con finanziamenti, reti intellettuali, giornali, tra l'altro giornali che per lo più parlano di cultura, non parlano di politica attraverso l'azione di artisti, mondo del teatro, del cinema, dello spettacolo, sono un gruppo di intellettuali che fa riferimento al Congress for Cultural Freedom, che era un'istituzione della CIA, era la branca culturale della CIA, i quali sostanzialmente avevano come obiettivo nella vita, diciamo, di combattere le simpatie sovietiche in Occidente. Allora, perché ve lo sto dicendo? Perché nel 1955 queste persone, intellettuali, sociologi, politologi, economisti e quant'altro, con la partecipazione di von Hayek, scuola austriaca neoliberista, quindi di un che porta avanti un certo tipo di idea del mondo, fanno questa conferenza che si basa su quest'idea: le ideologie sono finite perché? Perché tutto il mondo adotterà lo stesso sistema economico e politico, lo stesso sistema economico che darà libertà e benessere a tutti, e ovviamente questo sistema è il sistema capitalistico, insomma, che conosciamo tutti. Chiaramente questa stessa idea torna nel 1989 e diciamo ogni volta che si sposa questo tipo di narrazione, quello che noi vediamo è che viene fatto un uso totalmente politico di questa narrazione, perché la narrazione della fine delle ideologie non è mai un'analisi su quello che sta succedendo, ma è sempre già una tesi. Cioè, chi sostiene che siano finite le ideologie sostiene che siano finiti i conflitti politici, nel senso che sta auspicando che finiscano i conflitti politici, perché i conflitti politici cambiano forma. Non è che diciamo vengono in qualche modo tacitati o silenziati, questa è una parte di narrazione. E infatti, avanti, questa è diciamo la definizione di ideologia di Steger, poi ve la potete vedere, avanti. Ok. Infatti i sistemi, come vi dicevo, bipolari oggi sono in crisi precisamente per questo, perché in realtà noi oggi possiamo designare, analizzare, studiare l'esistenza di tre grandi branche di ideologie politiche in Occidente, le quali corrispondono, la prima a quello che è stato chiamato market globalism, che corrisponde sostanzialmente a quello che vi dicevo prima, quindi l'idea del Washington Consensus, stabilizzare, privatizzare, liberalizzare, l'idea della trickle down economics, l'idea che tutti beneficiano della globalizzazione, che è un processo irreversibile automatico. La seconda grande ideologia politica di oggi
e quello che è stato chiamato il religious globalism, è quello che Huntington chiamava lo scontro di civiltà. Lì si inseriscono tutte quelle forze politiche che dicono l'asse del conflitto politico non è tra destra e sinistra, supponiamo, non è sull'economia, ma è sulla cultura, sulla nazionalità, sulla religione, sul colore della pelle, sull'etnia, e quindi tutte le opzioni che noi vediamo come, insomma, regressive. Dopodiché esiste una terza grande ideologia che si è sviluppata a partire dal World Social Forum e da tutta quella che è stata l'idea di un'altra globalizzazione, che poi si è dispersa in mille rivoli, perché non necessariamente possiamo individuare, come dire, dei partiti politici che la portino avanti, ma è l'idea che invece esista il Justice Globalism, cioè che appunto si possano pensare dei New Deal globali, questo riguarda evidentemente anche il tema ambientale, l'idea che i problemi della globalizzazione siano risolvibili, che si possano estendere i diritti e non solo invece fare la concorrenza tra i diritti al ribasso fra, diciamo, i paesi del mondo e quant'altro. Questo ve lo racconto perché nel market globalism, può andare avanti, sta tutta la crisi della sinistra che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni, nella misura in cui tutto quello che appunto il market globalism, c'è un po' questo paradosso, non è solo, come posso dire, non è un'idea di destra, non possiamo definirla tale, perché è un'ideologia che è stata portata avanti in maniera assolutamente uguale, tanto da partiti che si definiscono progressisti, tanto da partiti che si definiscono conservatori, quindi è un'idea economica sul mondo. Un esempio tra tutti è quello del Glass-Steagall Act, che è stato abolito da Clinton. Il Glass-Steagall Act era, tanto per capirci, quel provvedimento preso da Roosevelt dopo la grande crisi del 29, con il quale si separavano le banche di investimento dalle banche di risparmio. Così facendo, le banche too big to fail venivano separate, e non ci sarebbe stata la crisi economica nella quale invece siamo occorsi noi, perché quando Clinton abolisce il Glass-Steagall Act, le banche tornano a riunirsi e iniziano a fare speculazione con i soldi dei risparmiatori. A quel punto, quando è scoppiata la grande crisi, il governo ha dovuto salvare le banche, perché i soldi con cui si erano fatte le speculazioni erano i soldi dei risparmiatori americani. Quindi capite che esiste, come dire, un circolo. Quanti? Ok. E qui questo è il famosissimo, lo conoscete tutti, elefante della globalizzazione di Branko Milanovic, che ha studiato la distribuzione del reddito e della ricchezza nel mondo tra il 1988 e il 2008, quindi dalla caduta del muro di Berlino alla caduta di Lehman Brothers. Non so se vi rendete conto di dove siamo noi siamo il punto sotto lo zero, nel senso che sostanzialmente questo è un grafico che racconta di come è cambiata la distribuzione della ricchezza nel mondo, che è il grafico che si usa quando si vogliono spiegare in maniera facile, semplice e veloce le diseguaglianze mondiali. Quindi la proboscide è l'1% dell'elite che ha continuato nel corso di questi 20 anni, l'elite mondiale, ad arricchirsi, mentre invece la parte, diciamo, il dorso dell'elefante è la classe media che è emersa in Brasile, Cina e negli ex BRICS, tra l'altro, e che non è una classe media che sta bene come noi intendiamo, c'è una classe media che è emersa ma che non ha raggiunto ancora i livelli di standard ai quali eravamo noi fino a 20 anni fa. Noi siamo il punto sotto lo zero, cioè la decrescita radicale della ricchezza e del reddito. Questo perché ve lo dico? Perché questo grafico è stato pubblicato 2 anni fa dall'Harvard Review e veniva commentato così: dove c'è il punto più basso, si diceva qui ci sono Trump e la Brexit. Perché? Perché non c'è nulla di più frustrante politicamente che avere una società che aveva aveva trovato accesso faticosamente al benessere minimo della classe media, che significava avere una casa, una macchina, fare famiglia una volta ogni tanto, e nell'arco di 20 anni, 30 anni, vedere che il proprio status appunto di classe media inizia a decrescere.
Cioè, quello che a me interessa far passare come idea è che il tema non è come votano i poveri o i veri emarginati, il tema è l'incazzatura incredibile e persino pre-politica della classe media che riguarda tutti noi. Cioè, il fatto che fino a 10 anni fa tuo figlio poteva tranquillamente andare all'università e oggi non può più farlo, se vuoi mandarlo in un'altra città, questa cosa è diventata insostenibile. E tutto questo, cioè la crescita e la decrescita, è avvenuta nell'arco di una generazione. Per questo anche è rilevante, come dire, l'approccio generazionale. È avvenuta all'interno di una generazione e la frustrazione si determina nella decrescita, non nel continuo della povertà. Cioè, paradossalmente, chi è sempre gli afroamericani in America sono sempre stati la parte della popolazione, dagli studi emerge, che viveva per esempio in contesti più svantaggiati. D'altro canto, la parte che più significativamente ha votato per Trump era la classe media incazzata invece, scusate se uso il tema per farla molto breve. Cioè, il problema è la decrescita, non è lo status in cui si sta. Andiamo avanti. Vabbè, ok, questo ve l'ho già raccontato. Quindi, perché vi ho fatto tutto questo panorama che dice sì, ma che cosa c'entra con la sinistra? Allora, c'entra tutto con la sinistra, nella misura in cui il rebus nel quale è di fronte la sinistra è come ripoliticizzare. Cioè, il tema non è quale tipo di assemblamento partitico, quale modello si persegue, il tema è attraverso quali vettori si ripoliticizza la società per una visione alternativa delle cose. Questa è una, vabbè, appunto quello che vi ho detto prima, una citazione di The Big Short, che in Italia è uscito come La Grande Scommessa. È un film che io consiglio a tutti di vedere perché è molto breve, molto facile, però è veramente significativo, che racconta i giorni appunto dello scoppio della grande crisi, e a un certo punto uno dei protagonisti dice, uno dice all'altro, ma quindi è finito il capitalismo, l'economia non sarà più come l'abbiamo conosciuta, e lui risponde, io invece ho la sensazione che le cose continueranno ad andare come sono sempre andate, quando l'economia farà schifo la gente se la prenderà con i poveri e gli immigrati. Ok, e qui veniamo alla parte più strettamente politica. Quindi, come ripoliticizzare? All'interno del processo di chi si occupa tipicamente di post-politics, cioè dei processi di depoliticizzazione, si occupa anche dei processi di ripoliticizzazione. Ora, una grande ondata di ripoliticizzazione l'abbiamo vissuta nel 2011. E non è un caso che i movimenti che nel 2011 hanno iniziato a contestare l'austerità sono anche quei movimenti che poi, anni dopo, quindi quando è iniziata la campagna di Sanders negli Stati Uniti, quando è iniziata quella di Corbyn in Inghilterra, quando è emerso Podemos in Spagna, Siriza in Grecia ovviamente, hanno anche partecipato a questi movimenti politici. Ve lo dico perché ogni tanto si sente, ma il rapporto tra i partiti e i movimenti, bisogna che i partiti cedano sovranità ai movimenti, come interfacciarsi con la società civile. Bene, in tutti questi casi, cioè in tutte queste circostanze, è stato esattamente il contrario. Cioè, togliamoci dalla testa l'idea che tutte queste esperienze siano nate dal basso. In realtà sono tutte esperienze che sono nate da un felice incontro tra accademici che avevano perfettamente chiaro il punto di qui sopra, cioè lo spettro ideologico nel quale si muovevano, bisognava muoversi, da personale più o meno politico, nel caso di Sanders e di Corbyn, sono eletti entrambi più o meno dagli anni 80, Corbyn in Parlamento dall'83, io non ero neanche nata, quindi questa è la situazione. Nel caso di Podemos è stato appunto un felice incontro tra il movimento e un gruppo di accademici, di miei colleghi sostanzialmente, che fino al giorno prima stavano in biblioteca a leggere Lenin, letteralmente, Gramsci, e poi sono riusciti invece a costruire un partito. Perché? Perché sostanzialmente si è avuto esattamente il meccanismo inverso a quello dei partiti della Prima Repubblica o dei partiti di massa, ovvero sia nel Novecento esisteva un'organizzazione sociale solidissima, dei corpi intermedi solidi,
l'organizzazione del partito preesisteva alla mobilitazione. Cioè, esisteva il partito, c'era la campagna elettorale, il partito mobilitava. Oggi, sì, poiché la società è diventata incredibilmente atomista, poiché c'era crisi dei corpi intermedi, le cose che già sappiamo, succede esattamente il contrario. Esistono delle finestre temporali politiche nelle quali ci sono delle grandi mobilitazioni, mobilitazioni di individui, ovvero sia esiste un claim, no? Contro l'austerità, contro il 99%, contro Wall Street, dai quali gli individui singoli si sentono richiamati. A quel punto, una volta che si sono create le piazze, le circostanze di incontro, questi rapporti si solidificano e a un certo punto, se c'è qualcosa di politico che rispecchia quella visione del mondo, si attaccano con qualcosa di politico. Quindi c'è una completa, come dire, è esattamente l'inverso della dinamica. Partiti di massa avevano prima l'organizzazione e poi la mobilitazione, oggi c'è prima la mobilitazione e poi l'organizzazione. È successo lo stesso anche con le campagne delle primarie di Sanders nel 2016 e di Corbyn nel 2015. Perché? Perché sono state entrambe campagne nelle quali Sanders, il giorno dopo per esempio aver fatto l'endorsement per la Clinton, immediatamente fonda Our Revolution. Our Revolution è l'organizzazione con la quale lui ha detto immediatamente Our Revolution serve per eleggere progressisti, che in America significa quello che da noi significa dei pericolosi estremisti socialisti, per eleggere dei progressisti dai consigli scolastici fino al Senato della Repubblica. Our Revolution è il motivo per cui Alexandria Ocasio-Cortez è eletta, perché una persona che fa la cameriera nel Bronx non può permettersi di fare una campagna elettorale né negli Stati Uniti, né ad Assago, né a Carpagnate Milanese. Questo è chiaro. Quindi, primo punto è stato, su questo tornerò, è stato finanziare le campagne elettorali di chi non può finanziarsi la campagna elettorale. Sanders sono anni che in America fa la campagna per il finanziamento pubblico dei partiti e della politica, perché è evidente che se non si vuole il finanziamento pubblico dei partiti non ci si può lamentare quando poi Wall Street paga Bill Clinton per abolire il Glass-Steagall Act e poi fa scoppiare una crisi mondiale. La banalizzo, ma il concetto è questo. Andiamo avanti. Ah sì. E nello stesso modo, quando Jeremy Corbyn si candida nel 2015 a segretario del Labour Party, cosa succede? John Lansman, che è un personaggio bizzarro che io ho intervistato una volta in Inghilterra, di cui vi dirò due cose, dice: noi avevamo un sacco di persone che venivano che si interessavano alla campagna di Jeremy. Per cui cosa abbiamo fatto? Lui per primo ha questa idea geniale, ma un signore di 70 anni ha questa idea geniale, dice: dobbiamo fare un database. Facciamo un database con tutte le persone che cliccano sul sito, sulla pagina Facebook di Jeremy. Questa cosa ti rimanda ad una cosa che ti chiede se ti vuoi iscrivere, se ti vuoi inserire in database, e questo database dà vita a quell'organizzazione che poi è diventata nota come Momentum, che è un'organizzazione che sostanzialmente ha dapprima fatto la campagna per Jeremy Corbyn all'interno delle dinamiche congressuali del Labour, dopodiché è diventata una specie di agente di campagna elettorale ombra, non so come dire, nella misura in cui, se voi vedete i trend dei post, dei video, delle mobilitazioni più cliccate e viste online delle campagne sia del 2017 che del 2019, quelle di Momentum sono molto più virali rispetto a quelle del Labour. Quindi sostanzialmente è una sorta di organizzazione che rimaneva interna ed esterna al Labour Party. Questa è poi una cosa che è successa diverse volte nella storia del Labour, ma io vi ho messo queste foto molto banalmente solo per affermare un principio, cioè abbiamo di che stupirci dal fatto che negli ultimi anni la maggior parte dei giovani abbiano votato per due persone che, con, diciamo, che sono elette da quando io non ero ancora nata e che tutto sommato erano trattati fino al giorno prima come dei vecchi arnesi della sinistra.
Forse no, nella misura in cui diciamo sia Corbyn che Sanders, vabbè, io ho postato questo perché era la cosa più semplice, durante quell'evoluzione politica che vi raccontavo prima, quindi partiti di destra e di sinistra che alternandosi facevano comunque gli interessi della finanza, che hanno fatto la guerra in Iraq senza nessuna base materiale, sono stati anche condannati dal Tribunale Internazionale per averla fatta. All'interno di tutta questa situazione Corbyn e Sanders hanno sempre votato contro e hanno continuato a essere rieletti appunto su delle basi totalmente diverse da quelle che erano quelle dell'egemonia tra virgolette dei loro partiti e del senso comune imperante. Questa è una citazione lunghissima, io ve l'ho messa solo perché poi ve la potete leggere, ma per dire cosa? Qui siamo nel 2003, quindi a crisi economica non scoppiata, neanche nell'aria. Alan Greenspan, che è il presidente della Federal Reserve statunitense, va in audizione al congresso. Io vi racconto questo anche perché, come dire, io non vi posso spiegare Alexandria Ocasio-Cortez senza spiegarvi Bernie Sanders. Lei è stata la prima a dirlo, nel senso che ha detto: io facevo la cameriera a meno del salario minimo, che è i famosi $15 per cui Sanders ha fatto campagna, e io sapevo di non meritarmi la vita che stavo facendo, perché io lo sapevo che c'è qualcosa di sbagliato nel fatto che tu lavori 40 ore a settimana e non puoi pagarti l'affitto e sei sommerso dai debiti studenteschi per studiare. E a un certo punto ho sentito Bernie Sanders e ho capito che dovevamo impegnarci, e soprattutto ho capito che anch'io potevo propormi di rappresentare la mia costituzione, quindi il Bronx. Però io ho bisogno di farvi capire da dove arriva questo fatto che della gente un giorno si sveglia e dice: questo movimento, questa cosa, questo partito, questo leader sta parlando di me, delle mie condizioni materiali e mi sta dando la possibilità di fare della politica. Perché, come dire, a dire che le diseguaglianze sono brutte, sono cattive, non fanno bene all'economia, sono veramente capaci tutti. Cioè sono capaci anche i partiti di destra. In questi giorni Boris Johnson sta alzando il salario minimo dei lavoratori inglesi, per dirvi, e stiamo parlando dell'estrema destra dello scenario politico inglese, ma a mettere in pratica l'idea che le diseguaglianze sono brutte, cattive, sono un problema per l'economia, si fa un passaggio infinitamente più complesso e c'è tutta la politica, diciamo, tra la vecchia sinistra e la nuova sinistra là dentro. Comunque, molto in breve, Sanders nel 2003, Alan Greenspan era il presidente della Federal Reserve, della banca centrale statunitense. Se voi scrivete Sanders Federal Reserve su YouTube vi vengono fuori mille di questi video in cui Sanders chiede, perché ovviamente i presidenti della banca centrale statunitense una volta all'anno devono andare a relazionare sullo stato dell'economia al congresso, e lui ogni anno dice: sta arrivando la crisi, la classe media è stremata, la gente lavora e non riesce a tirare fine mese, e i pagamenti per la sanità privata sono sempre più alti, tra l'altro un sistema assolutamente insostenibile dal punto di vista economico perché si spende molto di più che avere la sanità pubblica. E ogni volta il presidente della Federal Reserve di turno gli risponde: cosa? Che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questa economia funziona perfettamente, non c'è assolutamente nessun problema. Ma la cosa più anche perché voi dovete tenere presente un altro dato piuttosto significativo di quel mondo. In tutte le, cioè come dire, nel corso base di macroeconomia, la prima cosa che salta all'occhio è che se tu hai l'ossessione per l'inflazione, che è un pezzo solidissimo del Washington Consensus, cioè i trattati europei sono scritti sulla base del fatto che bisogna tenere bassa l'inflazione, noi oggi siamo in deflazione, tanto per dirvela, per tenere bassa l'inflazione tu a un certo punto concepisci che esista un normal rate of unemployment. Cioè esista un tasso normale di disoccupazione che deve esserci, e va bene che ci sia perché l'inflazione deve rimanere bassa. Ora voi direte: sono dei matti, sono matti, esatto, ma il problema è che quel modello economico funziona esattamente attraverso quelle logiche ed è perfettamente coerente nella testa di chi crede in quel modello economico, al punto che lo stesso Alan Greenspan, quando nel 2008-2009 è tornato al congresso,
A un certo punto un altro deputato, non era Sanders, gli dice: ma scusi, ma com'è possibile che voi non abbiate previsto la crisi economica? E lui risponde: i nostri modelli dicevano che andava tutto bene, comunque no, cioè alla fine no, la retta ti si sposta, il calcolo torna. E cioè, ma quindi lei mi sta dicendo che voi avete agito in maniera ideologica? E dice: esattamente così, cioè queste sono le parole che voi trovate su YouTube. Lei mi sta dicendo che ha agito in maniera ideologica? E Alan Greenspan risponde: io ho scoperto che la mia ideologia aveva una falla e sono talmente frastornato da questa scoperta che non so neanche dirle dove dobbiamo mettere le mani in questa falla, in sintesi. Ma dice esattamente questo: la mia ideologia aveva una falla. No. Anche questa. Quindi sostanzialmente, cioè, tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che se voi incrociate, come dire, il dato di chi ha sempre comunque, di chi è sempre stato, diciamo, da una certa parte, portando avanti una certa visione del mondo, e quello che vi dicevo prima sulla crisi generazionale, voi capite che a un certo punto si sono incontrati quello che noi chiameremmo l'alto, un senatore, un deputato, un gruppo di senatori, deputati, un gruppo di accademici, comunque persone infinitamente politicizzate evidentemente, e quello che noi chiameremmo il basso, cioè un pezzo, insisto, non vi sto dicendo che sia avvenuta, come dire, un mutamento di paradigma tale per cui non torneremo mai più indietro, ma un pezzo di una generazione ha ricominciato lentamente a politicizzarsi attraverso essenzialmente, come dire, due vettori. Il primo è quello del cosa si dice, come vi dicevo, no? Cambiare la politica e le politiche. Le politiche sono quello che diciamo. Il caso del governo spagnolo in questo è molto significativo. Il PSOE fino a qualche anno fa era assolutamente apparentabile alla deviazione ideologica di tutti gli altri partiti socialdemocratici del PSE, tranne il Verdi. Nel senso che era un partito che si era totalmente schiacciato sull'idea del vincolo esterno, sull'idea che comunque non esistesse il conflitto sociale tra lavoratori e imprenditori, era un partito che ha fatto della compatibilità, della responsabilità anche la propria retorica. A un certo punto capisce che così va scomparendo. Capisce che così va scomparendo perché nel frattempo aveva accanto un partito che in quegli anni cresceva, perché Podemos, voi lo sapete, ha avuto un exploit immediato durante gli anni dopo il 2011, che cresceva sulla base però non solo del fatto che ovviamente faceva una radicale contestazione al sistema economico, al sistema capitalistico, a come era stata costruita l'Unione Europea, ma aveva cambiato la politica, cioè quella che in inglese si chiama politics, non solo le policies, cioè non solo raccontava delle cose più, diremmo, più di sinistra su base economica ovviamente, o anche, per l'amor del cielo, sul tema di genere, perché in Spagna lo prendono molto più sul serio di noi, per cui, come dire, c'è un discorso molto più avanzato su quello o sul tema ambientale. Ma avevano costruito un tipo di partecipazione politica che era diverso, ovvero sia, il tema non era noi vi diciamo una cosa e in qualche modo la vostra partecipazione in questo processo è quello di votare, partecipare ad una primaria piuttosto che venirci a votare il giorno delle elezioni, e così è. Il vostro ruolo in questo processo è che nei luoghi di lavoro, nella vita collettiva che si fa tutti i giorni, bisogna ricostruire dei vincoli di solidarietà. Cioè la vostra partecipazione in questo processo è che noi non andremo mai al governo e non riusciremo mai ad arrivare al potere a meno che quel tipo di concezione della politica non passi attraverso i nodi più principali della società. E questo è, come dire, il rovesciamento di nuovo, no?
esattamente specularmente inverso rispetto a quello che c'era nei partiti del Novecento. A quel punto il PSOE capisce che accanto aveva qualcuno che stava, come dire, mangiando larga parte della base elettorale, perché nelle elezioni di qualche anno fa è successo esattamente questo, e si sposta a sinistra. Si sposta a sinistra cosa vuol dire? Guardate, su una cosa innanzitutto cambia radicalmente il rapporto con i sindacati, che è una cosa di una banalità, se ci pensate, incredibile. Cioè è qualcosa che uno dice è completamente novecentesco, ma per inseguire Podemos il PSOE cambia radicalmente il proprio rapporto con il sindacato, perché è un altro elemento chiave della costruzione di questi movimenti, come vedremo, vabbè poi i corvi non ne parliamo, è il fatto che a un certo punto queste opzioni di sinistra che superano la contraddizione tra la sinistra riformista e quella radicale, per capirci, e diventano assolutamente radicali in ciò che chiedono e assolutamente riformiste nelle pratiche istituzionali che portano avanti, quindi eleggere, 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 dovunque si può eleggere, ma eleggere per portare avanti un determinato punto di vista. Allora loro iniziano a capire che l'unico modo per rifondare la base sociale della sinistra è ricreare l'alleanza fra lavoro tradizionale e nuove forme del lavoro e del precariato, perché fuori da questo tipo di opzione non esiste alcun futuro per qualunque opzione di sinistra. E questo avviene ovviamente in delle forme diverse a seconda dei contesti in cui siamo. Negli Stati Uniti avviene perché nella campagna di Sanders lui riesce ad ottenere per esempio l'appoggio di alcuni importanti sindacati statunitensi, i più vari, quello delle infermiere, quello dei panificatori e quant'altro. Tra l'altro i sindacati sono anche i primi contribuenti della sua campagna, perché voi sapete che Sanders non riceve donazioni da ricchi e insomma da Wall Street. E questa cosa avviene appunto nella cementificazione tra lavoro quindi tradizionalmente sindacalizzato e quello che per esempio in America era il movimento per i $15, del salario minimo a $15, che è un movimento di nuovo assolutamente su base individuale, cioè essendo impossibile organizzare queste persone che poi spesso non hanno neanche, vabbè, io faccio il caso di chi fa i lavori come il mio, tu non hai neanche il luogo di lavoro, quindi ha voglia a cercare di sindacalizzare in maniera tradizionale i precari del mondo intellettuale e culturale, riesce a saldare questa cosa. In Inghilterra questa cosa avviene perché questa è un'immagine, vedete il video su YouTube, molto significativa. Questo era il 2017 e Jeremy Corbyn viene invitato a parlare a Glastonbury. Noi non ne abbiamo un equivalente in Italia, però è un po' come se un leader della sinistra andasse a parlare da noi appunto al Filaforum qua ad Assago, al Milan Forum, durante il concerto di Vasco Rossi, non lo so. Comunque fatto sta che quelli sono 150.000 ragazzini a Glastonbury che dopo aver visto i Radiohead, gli Strokes e non mi ricordo chi c'era nella headline di quell'anno, si trovano Jeremy Corbyn, il quale gli dice la politica è una cosa che vi riguarda, è una cosa che non è, nel senso, non riguarda solo noi. Noi abbiamo fatto una campagna nel 2017 in cui il 70% degli under 35 ha votato Labour, dopo ci sono i grafici, e però non basta. Cioè il nocciolo di quello che hanno fatto Sanders e Corbyn è dire dal primo giorno non basta. Cioè il tema non sono io, il tema è il movimento che stiamo creando, perché Sanders ha l'età che ha, Corbyn sa benissimo di avere l'età che ha, ed entrambi hanno immediatamente detto il punto è che io non sono qui a dirvi che io cambierò le cose, perché o costruiamo un movimento e un partito, diciamo, solido, oppure non c'è alcun modo in cui noi riusciremo a cambiare questo paese. Vabbè, da ultimo, questo vabbè, quello che già vi ho detto sulla Ocasio-Cortez, quindi questa è la convergenza delle lotte, anche questo ve l'ho già detto. Qua ho messo, giusto un appunto, il fatto che sia Sanders che Corbyn, la cosa più carina è la slide dopo, scusami, la metti che si faccia.
Lui è John McDonnell, che era il ministro dell'economia ombra del Labour fino al disastro di qualche settimana fa. E a un certo punto viene registrato, tipo lui era in una sezione, no? Come nel PD. E in sezione lui dice: beh, però cioè, la crisi economica comunque potremmo anche spuntarla, nel senso io sono marxista e tutta la vita che aspetto la crisi economica, cioè l'esplosione delle contraddizioni del modello di produzione, cioè adesso usiamola, questa cosa viene registrata, viene fatta circolare, ovviamente la stampa lo dipinge come il pazzo che aspettava la crisi economica, però questo per dire cosa? Che effettivamente può andare avanti. Effettivamente all'interno dell'apertura, come dire, di questa contraddizione si insinua anche un discorso di ripoliticizzazione, ed è la ripoliticizzazione esattamente sul fatto che a un certo punto sia negli Stati Uniti che in Inghilterra l'agenda la fa la sinistra. So che sembra incredibile, ma esiste una parte del mondo, persino nella campagna del 2019 in Inghilterra, che è stata, come sapete, appunto persa in termini percentuali dal Labour, l'agenda di cui si discuteva, se voi togliete la Brexit, non è possibile togliere la Brexit dall'analisi evidentemente, ma subito dopo la Brexit il problema era l'abolizione dei debiti studenteschi degli studenti. Subito dopo l'abolizione dei debiti studenteschi e degli universitari c'era il sistema sanitario nazionale, il fatto che le infermiere non sono pagate abbastanza, che fanno dei turni allucinanti, che hanno il contratto a zero ore. Quindi in questo scenario si è dimostrato che è assolutamente possibile che un punto di vista originale sul mondo, alternativo rispetto al modello economico dominante, diventasse l'agenda. Il Financial Times a un certo punto titola "Le conseguenze economiche di Jeremy", ovviamente spaventato, questa è la pagina cose che la destra dice che sarebbe una figata se fossero vere, se fossero vere, la trovate su Facebook. Addirittura Morgan Stanley, che è una di quelle banche di investimento che aveva segnalato i derivati tossici, quelli che hanno causato la crisi, tripla A, cioè perfettamente sostenibili, meravigliosi investimenti da Dio, a un certo punto dice Corbyn è un problema per i mercati più dell'hard Brexit. Cioè sostanzialmente, no, se leggono Corbyn, il capitalismo è finito, un disastro. Il Times, Corbyn non la crisi finanziaria, è la vera crisi del capitalismo. Quindi questo per darvi l'idea, no, di come si sia totalmente invertita la narrazione. Vado a concludere, saltando. Allora, questi, vabbè, io ve li ho messi, sono i grafici con cui del voto giovanile a Corbyn e Sanders. Questo è quello di Sanders nel 2016, vedete la sproporzione incredibile, beh, non so se la vedete comunque, la sproporzione incredibile tra i 18, il voto a Sanders tra i 18 e i 29 e quello tra i 65 anni. Quello che vi voglio dire è che è stato stimato che nel 2016, durante le primarie, Sanders ha preso più voti degli under 35 rispetto a quelli della Clinton e di Trump sommati, in termini di milioni di voti, tipo 3 milioni di under 35 in più, quello il voto di Hillary Clinton, quello era avanti. Questo è molto carino, 2017-2019, questo è il voto al Labour. Cioè, come vedete, è una linea perfettamente inclinata a 45 gradi. Più si è vecchi, cioè, o più si è avanti con l'età, più si vota conservatore. Però quello che io vi voglio, quello che voglio far passare è che non è un tema del fatto che i giovani sono più di sinistra degli altri da sempre, perché non è questo il punto. Il punto sono i vettori di ripoliticizzazione attraverso i quali ci si inserisce all'interno dello scenario politico nel quale si sta crescendo. Perché, come dire, la maggior parte del voto dei giovani e anche dell'iscrizione dei giovani al Labour non è avvenuta perché quando chi fa gli studi, no, sapete, i sociologi, chiedeva loro: ma tu perché ti sei iscritto al Labour? E la rivoluzione, cioè, non è questo, cioè io ho 40.000 sterline di debito studentesco, non so come fare, cioè in realtà è tutto molto pragmatico, non so come dire, ci sono dei problemi. Certo, ci sono anche dei problemi di identità, perché i giovani hanno votato contro la Brexit perché si riconoscono
in un mondo più multiculturale, aperto, senz'altro, ma esistono dei problemi, come dire, economici, che sono assolutamente prevalenti all'interno di tutte le interviste che vengono fatte tra i militanti del Labour. Guardate, non solo i giovani, cioè quando è stato studiato nel 2016, perché il Labour è passato dall'essere uno degli ultimi partiti in termini di numero di iscritti del PSE al più grande partito del PSE, nonché il più grande partito d'Europa, perché ha 500.000 di iscritti, così bom, de botto in un anno, e dalle interviste emergeva che tutti i nuovi iscritti